sapere se l'inedito farà parte di un CD live che uscirà dopo i concerti, perché non si è capito bene prima. Guarda, non abbiamo capito neanche noi. Mi sembra Abbiamo strano. fatto questo brano un po' per creare proprio un patto, diciamo, Vabbè, ma lo sul genere. saprete se registrerete No, noi live chiaramente, ma durante. registriamo persino le prove, registriamo tutto, quindi è chiaro che noi lo registreremo. Però da qui a dire per certo che sarà un documento dal vivo, bisogna vedere, cioè, voglio dire che i dischi dal vivo devono avere, ne abbiamo fatti tanti, insomma, io personalmente ne ho fatti, ma devono avere un significato, cioè, e questo magari c'è, perché in effetti è forse l'unica volta, non so. A parte Salzano che vuole continuare, ma non so quanto continuerà. Ma adesso Probabilmente domani. sì, noi registriamo, però dirlo per certo oggi è una delle possibili sviluppi del progetto. Un'altra cosa, nelle varie date avrete degli ospiti, Vogliamo colleghi. allungare ancora lo spettacolo, già lo passiamo. No, io pensavo una cosa, ne Può abbiamo succedere, parlato, più sì. che altro ci piacerebbe avere un po' come c'è stato Danilo con noi, tu a un certo momento sembrava che volesse venire qui a suonare, Danilo Rea intendo. Io pensavo che ci potessero essere anche dei musicisti con noi, perché noi già abbiamo un bellissimo gruppo di musicisti poliedrici, perché sono quasi tutti polistrumentisti, quindi siamo in grado veramente di produrre molte sonorità, molti stili. Gianolio c'è, vieni Gianolio. No. Viene per... No, Gianolio è venuto. Ah, c'è Gianolio, ciao. Ma guarda, io qualcuno forse no, perché uno sta a riposo a casa, anzi proprio in una casa di riposo. Perché alcuni sono anche, insomma, sono agili, diciamo, sono un po'. Però ecco, la cosa che pensavo, e mi sembra che ne abbiamo un po' parlato, proprio di chiamare alcuni musicisti ad essere ospiti con il loro strumento, forse perché già di voci ce ne abbiamo tante, ma questo non esclude che poi che magari Ultima ci siano. domanda, poi giuro, basta. Farete dei tributi, nel senso che saranno solo canzoni di voi due, o pensate per esempio di omaggiare qualcuno con canzoni? Abbiamo parlato. A me Di farebbe lasciare uno piacere. spazio aperto nel mezzo del concerto, magari per improvvisazioni, magari proprio con quelle famose due chitarre dove io sbaglio gli accordi, tu no? E accendiamo, che ne so, un artista che ci piace, una canzone che ci piace, non so, Ma quello tra sì, l'altro la prima cosa indipendentemente. che ci è capitato di fare insieme in televisione fu proprio, ma per caso, eravamo in uno show del sabato sera, due ospiti separati, avevamo ognuno insomma la propria competenza, poi a un certo punto ci siamo messi al pianoforte e poi è stata frutto della diretta televisiva, abbiamo ricordato Io Endrigo, chiamo solo io chiamo solo te, te, sì. Sergio Endrigo. Quindi questa potrebbe essere sì, uno dei meccanismi, ma sicuramente non una parte fissa, voglio dire, potrebbe essere proprio l'idea del tributo che varia Diversificare di sera in sera. Beh i concerti sera per sera forse è anche divertente, non sì, inventare. sai Senti, perché adesso tu 10. vai in vacanza 7-8 giorni, hai detto, Adesso no, io vado via, adesso intanto ti lascio pure no? No, devi così. fare un'altra canzone. Ci Ah, vuole, lo cioè penso. sì, devi fare un'altra. Vai in vacanza, prenditi la chitarra. Capitani coraggiosi, numero Due. 2, la vendemmia. No, vabbè. Senti. L'ultima domanda? Sì, Buongiorno. eccomi. Tiziana Rongiu. Ciao, Ciao. Rongiu. Ciao. Dunque, come tutte le coppie, avete delle cose che vi uniscono e delle cose che vi dividono. Quindi mi piacerebbe una piccola vostra descrizione, il più egocentrico, il più romantico, il più politicizzato o politico, il più paziente, il più orgoglioso, non so. E poi vorrei sapere quale canzone del repertorio dell'altro avreste voluto incidere? Sono tutte belle domande. Tu che canzone avresti cantato delle mie? Io ho già cantato due canzoni tue, che erano C'è un ragazzo e Se non avessi più te, in un È anche un album. mondo d'amore cantato. Poi ho cantato Un mondo d'amore in un tuo album, in cui sono stato, e questo è stato, lo apprezzo molto, sono stato l'unico ospite dell'album di Gianni. Ma tante canzoni avrei voluto. Pensate che io ho fatto addirittura un concorso di voci nuove quando ero con... E avevo preparato Se non avessi più te. Era un concorso vicino Roma. E poi a un certo punto sono arrivato lì, forse non sono degno di te, non sono degno di te. E sono arrivato lì e c'era già un cantante che cantava Non sono degno di te. Allora io ho ripiegato sulla fisarmonica, Com'è? e la cantavo un po' come, però avevo imparato la tua esce, così, un po'. La fisarmonica.
E c'era però questa S, capito? Che io la esibivo con molto. Sai che Migliacci scriveva le canzoni e ci metteva dentro la S apposta? Perché io cercavo di non far sentire che ero bolognese. No, diceva no, va bene così. Allora, fisarmo, non so dentro. Se non avessi. C'era sempre la S. E lui voleva che la calcassi. Era una caratteristica che gli piaceva. Invece, tornando alle altre domande. Vabbè, le altre sono. Io devo dire, Gianni mi piace perché mi fa ridere, mi piace questa risposta così, ma poi si dice sempre. No, vabbè, io non li so i suoi, ma no, i suoi difetti, dico, non so neanche i suoi pregi per questo. Dai, però, andiamo un po' in giro, andiamo fuori. Ma no, guarda, preferisco, stiamo in casa che magari lavoriamo un po'. Cioè io sono più, c'è un po' di diversità e mi butto in mezzo alla strada volentieri. Claudio invece è più riflessivo, molto più domestico, no? Domestico non va bene. No. Basta che non ci sia animale per il resto. Poi cos'era? Maroto? È più politicista, ma lì quando ci siamo incontrati a Bologna al suo concerto e abbiamo poi deciso di fare questo spettacolo, abbiamo parlato non solo di musica ma anche di quello che ci capitava intorno. Ci occupiamo di politica come tutti, ma guardiamo quello che è, non lo so chi è, forse siamo simili in quello? Ma io insomma non sono stato mai considerato, almeno ai tempi del mio inizio, un cantautore cosiddetto politico impegnato, anzi è stata un po' una carriera separata da tutto come dire, un percorso dei cantautori. Però peraltro neanche tu insomma. No, io vengo però da famiglia di proletari ai tempi. No, io mio padre era monarchico, pensando. Però è perché era carabiniere, l'arma era fedele al re, è morto monarchico anche dopo che il re insomma non c'era più da tanti anni. No, io non so in questo. Allora sulla pazienza direi che tu sei più paziente. No, invece. No, sei diventato impaziente? Eh? Manco paziente. No, mi sembri paziente anche tu perché tu. Beh, questa è la dimostrazione. Non esplodi mai, io ogni tanto esplodo. Ma che cazzo! E tu invece. Ma io perché faccio tutto alla fine. Tieni tutto. Tutto insieme. Così. Però non ti ho mai visto alzare la voce. Forse ieri sera, quando tu hai detto, senti, ma io voglio trattare le prove. E no, la musica è questa. Poco però, poco. Che brutta cosa. Beh, che allora, ho detto una cosa di bruttissima. Allora no, hai detto. Ma non l'hai detto con quel tono proprio? Allora cosa la scrivo a fare la musica? Sono rimasto così e avevi ragione, va bene. Poi dire, la ritmica conta. Dov'è? Meglio non sentire. Sapete come si fa a teatro quando viene quello davanti e parla sapendo che l'altro sente? Che dice, non è vero. Si fa teatro così, sento una. No, voglio vedere che fai. Va bene. Faccio la musica. Sì, va bene, che suoni solo tu? No, ci sarà anche per me una chitarra, o no? Io l'ho trovata una per caso. Somiglia tra l'altro alla mia. Grazie. Tu sei, scusa. È uno dei tuoi uomini questo, naturalmente, non può essere. Non lo diciamo così davanti a tutti. Alessandro, è uno dei miei, dice. Alessandro Roseo, che Dio ti conservi, Alessandro. Che bello. Ma avete dato delle penne di Morandi? Ma voi lo sapete che io prima di scendere sono andato al bagno e vado ad aprire la porta. E non si apre più, ero chiuso dentro e doveva cominciare la partita al pianoforte di Danilo. E ho detto Morandi mi ha chiuso dentro. Cioè perché lui usa anche queste cose. Vai, ce l'hai morbida? Te vai con noi. Io la voglio due.